Dalla regione si muovono i primi passi verso le imprese del marmo, dopo i controlli da parte della Capitaneria sulle problematiche ambientali e della sicurezza, controlli che di recente hanno portato a sanzioni amministrative rilevanti fino a 15.000 euro, oltre all'attivazione di procedure penali e in alcuni casi anche di sequestri di macchinari. L'impegno da parte dell'ente regionale guarda alla semplificazione burocratica attraverso l'emanazione entro il 30 gennaio di linee guida per aiutare l'interpretazione della norma. Al primo tavolo di confronto tenutosi a Firenze ha preso parte l'assessore regionale Federica Fratoni e oltre 40 partecipanti tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali, staff tecnico, ARPAT, Capitaneria. L'ente portuale ha dichiarato, in accordo con le procure, di attivare la procedura della prescrizione che consente alle imprese di avere a disposizione 90 giorni di tempo per adempiere alle normative. Sulla base di quanto emerso in regione, si è tenuta un'assemblea di CNA a Pietrasanta, alla presenza anche dell'amministrazione locale e di quella di Seravezza. Dal mondo delle imprese artigiane c'è l'impegno di sostenere le imprese del territorio già multate con una consulenza specifica che consenta di trasformare le sanzioni in prescrizione. Dovremmo, attraverso le linee guida, capire che, dal punto di vista delle emissioni atmosferiche, quali sono le attività che hanno una rilevanza, un impatto rilevante dal punto di vista delle emissioni, quelle che ne hanno invece in scarsa misura, addirittura assenti, quindi arrivare a una semplificazione, addirittura un esonero di autorizzazioni e di adempimenti in quel caso. CNA si sta adoperando per mettere a disposizione un servizio anche di tutela legale e tecnica per cercare di capire se vi possono essere delle possibilità per come dire, trasformare ciò che è stato come dire, sanzionato in una sorta di prescrizione, come invece altre imprese hanno praticamente avuto la possibilità di andare.